Ognuno di noi sa o ha sperimentato quanto è triste il rifiuto e l'opposizione, soprattutto quando questo avviene da coloro che credevamo amici o vicini. Quanto fa male essere ignorati o sottovalutati, se non addirittura rifiutati. Il Vangelo ci dice chiaramente che anche a Cristo è successo questo, anzi di più, e si scandalizzavano di lui, annota l'Evangelista. Gesù è messo in angolo dai suoi compaesani, invidiosi, ottusi e indignati. Non è forse il figlio del falegname? Cosa pretende di insegnarci? La prima lettura appena proclamata definisce minuziosamente questa gente. Popolo di ribelli che si sono rivoltati contro Dio, figli testardi e dal cuore indurito. Il peccato è proprio questo, rifiutare Cristo, respingere la sua parola, rigettare la sua persona. Siamo sempre tentati di far tacere il Cristo perché ci disturba e ci infastidisce, provocandoci a fare delle scelte ben diverse da quelle che abbiamo acquisite. È segno di contraddizione perché la sua parola potrebbe comprometterci. Oppure lo ignoriamo completamente, riponendo la fiducia solo in noi stessi e nella capacità di salvarsi da soli. Ma a chi accoglie la sua persona e ascolta la sua parola, dice l'Evangelista Giovanni, ha dato il potere di diventare figli di Dio.